Amici di Campania Tube Channel, ci troviamo qui in giro per voi oggi per curiosare un po' tra la gente su come procedono i preparativi per Pasqua. È qui per gli ultimi acquisti? Sì, sono qui per gli ultimi acquisti. Ha un'idea già precisa oppure ci sta ancora pensando su cosa regalare? No, sono arrivata già decisa, ho comprato dei cesti di frutta. Ah, benissimo, quindi non sempre le solite cose caloriche, vanno bene pure per chi è a dieta, perché la frutta fa sempre bene. Regaliamo la dieta. Allora noi consigliamo a tutti di regalare un bel cestino di frutta. Vogliamo fare un saluto a Campania Tube Channel? Ciao. Ciao, qui la nostra Valentina. Ciao Buonasera a Valentina. tutti. Che cosa consigli agli amici di Campania Tube Io Channel? consiglio un po' di tutto, due cesti pasquali, qualche idea confezionata da noi direttamente, qualche prodotto tipico di Montevideto. Benissimo, questi li avete confezionati voi tutti? Sì, li abbiamo appena confezionati, devo venirli solo a ritirare. Ok, un saluto a Campania Tube Channel. Buonasera a tutti. E siamo qui al reparto frutta con Sabina. Ciao Sabina. Buonasera. Anche tu ci consigli un bel cestino di frutta per gli amici di Campania Tube Channel? Sì, per cambiare, basta con le uova di Eh cioccolato. sì, troppe calorie. Anche se c'è qualche amico che è particolarmente attento alla dieta, regalargli un uovo di Pasqua sarebbe un attentato. Ho un po' di frutta, un po' di pesce. Ah, pure. Non solo frutta, Si anche regala pure il pesce. E pesce. cioè, Questo non lo sapevo, non si è la finisce mai novità di di quest'anno. trovare. Ah, benissimo. Un saluto a Campania Tube Channel. Ciao, Ciao Campania Campania. Tube Channel. Siamo un poco da salumiere. Buonasera. Buonasera. Allora, questa Pasqua, che cosa acquista la gente maggiormente? La gente acquista un po' di tutto, però principalmente in questo periodo va molto la ricotta, il primo sale, il formaggio fresco, il capicollo perché fanno la pizza piena, la pastiera, tutte queste cose qua. Quindi ha molta folla in questo Esatto, periodo. sì. Avrà molto da fare. In questo periodo c'è molto lavoro da fare. Buon lavoro allora. Un saluto a Campania Tube Channel. Tanti saluti. Buonasera, macellaio. Buonasera signora, buonasera a tutti. Possiamo fare una breve intervista? Sì, prego. Che cosa sta acquistando in questo periodo la gente? Si sa come è dovuta festa, va l'agnello. L'agnello. L'agnello, sì, Ma lo sa che lei è una delle figure, diciamo, un poco più odiate in questo periodo per via dell'agnellino? purtroppo sì, non è colpa nostra, purtroppo sì, ma non è colpa nostra però. Ma è proprio necessario cucinare gli agnellini di pochi mesi che non sono stati ancora spezzati? Non sarebbe meglio un caprone un poco più grande? Sono molti, tutti gli animali sono peccati, dipende uno come la pensa e come riguarda Ma perché con i piccolini? È perché sono più teneri per gli umani, però saporiti e teneri, però dipende come la pensate. Se lo facciamo cuocere qualche oretta in più e prendiamo uno più grande, va bene lo stesso, è buono lo stesso. Quindi ci può consigliare un altro tipo di carne, un poco più grande. Anche per le grigliate, sì, si stanno. No, sì, grigliate, ma soprattutto anche il maiale, la salsiccia, cotechino, che è dell'Irpinia, va un po' di tutto, la costoletta, tarachello, va un po' di tutto. Grazie, macellaio. Grazie, auguri, grazie. Auguri, buona Pasqua. Altrettanto. Ciao, campagna. Procedono le vendite. Oddio, quest'anno sono un po' basse, però si sta andando bene, diciamo. Ma si punta più sull'uovo tradizionale, sulla colomba oppure su altre cose? L'uovo è sempre quello più gettonato. Per i bambini forse, per tutto? Un po' per tutti, anche per. Anche per i grandi, diciamoci la verità. Cioccolata va bene a tutti. Quindi c'è un po' di stress in più in questo periodo, si lavora di più. Non tanto. Come procedono gli acquisti? Che Non c'è male, tutto bene. cosa ha comprato? L'uovo di Pasqua? No, l'uovo non lo compro io, lo compro mia moglie. Ah, e lei che cosa ha comprato per sua Niente. moglie? Come, per sua moglie? Niente, Niente, non c'è. niente. Non ho comprato nulla. Come mai? Vista da lei che forse la trovate per queste parti. Va bene. Un saluto a Campania Tube Channel. Buonasera. Come procedono gli acquisti? Non tanto male. Che cosa ha comprato? Ma quasi niente, i soldi sono pochi. Ah, vabbè, quello è un po' dappertutto. Ma l'uovo di Pasqua almeno? L'uovo per i creatori ci ha pigliato Benissimo, quello è uno. Sì, l'importante. sì, sì, sì. Che cosa si aspetta dalla sorpresa dell'uovo? Che cosa aspetta nell'uovo di Pasqua quest'anno? Ma niente di bello, come tutti gli anni. Un augurio di buona Pasqua e un saluto agli amici di Campania Tube Channel.
Un augurio a tutti. Come procedono gli acquisti? Bene, bene. Vi state preparando per le grigliate? Sì. Quindi per la Pasquetta già state provvedendo? Sì, adesso siamo venuti per prendere qualcosa per la Pasquetta. Che cosa farete di bello alla Pasquetta? Che farete di buono? Si fa l'agnello, le salsicce, le costolette. Con gli amici? Sì. Andate da qualche parte? Casa nostra, organizziamo tutto da noi. Bellissima cosa. Un saluto a Campania Tube Channel. E facciamo tutti insieme tutto lo stop del supermercato agli amici di Campania Tube Channel. Auguri! Buona Pasqua!